Fiocco rosé e fiocco bianco in casa Due Palme. La famosa azienda vinicola di Cellino San Marco ha presentato ufficialmente due nuovi nati, bollicine ottenute da uve al 100% Negroamaro, il principe dei vitigni pugliesi, nella versione sia bianco che rosé. Si tratta del primo metodo classico prodotto dall'azienda guidata da Angelo Maci. Un traguardo importante per chi da oltre 20 anni opera con passione e serietà nel settore vitivinicolo. E non a caso il nome scelto per queste bottiglie è Due Palme, in onore di un'azienda ben radicata nel territorio. Stasera esordiamo con il metodo classico. Avevamo già fatto l'esordio 3 anni fa con il metodo Charmat e stasera esordiamo con il metodo classico. Non era possibile che la Due Palme potesse rimanere sorda di fronte a queste situazioni di non creare il metodo classico. Il metodo classico nasce dal fatto che forti, diciamo aiutati anche dal fatto di essere una delle aziende leader in pochi anni con 150.000 bottiglie ad oltre commercializzate con il metodo Charmat, sicuramente il metodo classico darà dei risultati ancora molto più importanti. E dopo le bollicine ottenute col metodo Charmat, il famoso mele rosa, che ha saputo conquistare anche i palati più esigenti, Cantina Due Palme è pronta a tracciare un nuovo solco nella tradizione delle bollicine. Nella serata di ieri, alla presenza tra gli altri dei vertici dell'Associazione Italiana Sommelier, è stato presentato anche un rosso particolare, 1943, Negroamaro in purezza con tutta una sua storia alle spalle. 1943 è la mia data di nascita, stasera uscirà ufficialmente alla presenza dei sommelier di Lecce, Brindisi e Taranto, ma di tutto il corpo venditore di Cantina Due Palme, ma sarà realmente distribuita dal 5 di dicembre.